di presentare questo monumento straordinario della storia dell'industria fiorentina, Oana. Risale al 1326, venne costruito su progetto con una spesa di ben 5.000 fiorini d'oro dalla famiglia degli Albizzi, che era la famiglia più impegnata e anche più potente, più ricca all'epoca nella industria della lana. Erano lanieri, lanaioli, come si diceva, quindi. E possiamo vedere la specificità di questo opificio, che ricordiamo, la monumentalità è stata riconosciuta soltanto nel 2013 dal Ministero dei Beni Culturali con il vincolo diretto, dopo vedremo. Ma tutti gli studiosi che se ne sono occupati fin dagli anni 70, 80 del Novecento ne hanno sottoscritto, codificato l'importanza nazionale e internazionale, quindi è forse il monumento più interessante proprio di questo settore industriale. Ecco, noi vediamo la carta dell'Istituto Geografico Militare, la carta d'Italia, non so se riuscite a intravedere i numeri, da Firenze all'estremo a sinistra in basso troviamo ben quattro impianti di Gualchiera che erano importanti e assolutamente necessari nella lavorazione della lana, quindi la Gualchiera, come sapete, o folla, serviva a follare, a gualcare, erano martelli che battevano su panni tesi e ammorbiditi con determinati fili, il più usato era l'urina, per dare consistenza, per far sì che le fibre del panno si unissero, diventassero anche, insomma, consolidassero, diventassero anche impermeabili. Quindi era un trattamento assolutamente necessario. Ora, questo sistema di quattro gualchiere, vediamo in basso, verso Firenze, la gualchiera Rovezzano, poi la gualchiera del Girone, la gualchiera di Quintole, la numero 3, e l'ultima più in alto a est è appunto Remole, la gualchiera di Remole. Si trovano, come vedete, lungo l'Arno, da cui derivavano le acque che alimentavano poi il sistema di battitura, perché la pesca una pescaia, una gora, vedremo meglio subito dopo, ritrescini come per i mulini, e poi questi martelli anziché le macine. Per macinare cereali, castagne o d'altro, i martelli che battevano. Quindi dovevano avere questa alimentazione idrica costante. Per la verità, queste quattro gualchiere sono tutte trecentesche. Quella di Remole è datata a 1326, le altre nascono proprio in quegli stessi anni e fino agli anni 70 del 1300. Quindi, e quindi non sono frutto tutte della grande alluvione, la prima alluvione del 1333, che distrusse le gualchiere galleggianti che si trovavano nell'Arno in città, dentro le mura. Anche quella di Remole precede, quindi questa alluvione, 1326, di pochi anni, perché si forma una specie, si dice oggi, di distretto industriale. Distretto laniero a nord di Firenze, perché i fiorentini protestavano, non avevano molto piacere ad avere questi opifici in città, nel tratto del fiume urbano, perché? Perché il rumore era veramente, verrebbe voglio dire, pazzesco, continuo 24 ore su 24, continuavano a lavorare anche la notte. E gli odori, gli effluvi che partivano da questi opifici stabilimenti non erano i più gradevoli, non erano profumi, insomma, soprattutto si usavano quintali e quintali d'urina e quindi si raccoglieva le urine quindi negli impianti pubblici, no? Quindi, e si portava quindi sulle
sugli strati materassi lignei su cui si appoggiavano i panni prima di essere martellati, prima di essere battuti. Quindi per ragioni da parte di genere, da parte di, insomma, di tranquillità urbana, questo sistema era stato trasferito quindi, dalla città, dove inizialmente dentro le mura, al sicuro, era stato costruito fuori, e si era formato questo appunto questo sistema. Spero che la foto aerea ci consenta di avere un'idea della struttura di Remore. Come vedete, intanto vediamo gli edifici, quindi ecco le gualtiere, vediamo la pescaia, perché c'era bisogno di derivare dal fiume una buona dose, insomma, di acqua, e indirizzarla attraverso l'escavazione di un canale artificiale. La gora è lunga circa 400 metri, quindi la pescaia, indirizzarla tramite una foce, una bocca, che si trova, la vedremo meglio, nella cosiddetta casellina, un edificio da casa alta sotto con questa arcatura, l'arco dove veniva indirizzata, quindi dalla pescaia, una quantità costante di acqua che doveva poi alimentare gli opifici e quindi la gualtiera. Tra l'altro oggi queste misurazioni sono intervenute a tempi del vincolo ministeriale del 2013. Sappiamo che tutto il sistema, gli edifici, circa 3.130 metri quadri come superficie edificata, poi ovviamente c'è la cubatura, quindi è molto, molto maggiore. Quindi il terreno circostante, a partire dalla pescaia, sono circa 4 ettari. Quindi c'è, insomma, questo sistema che rappresenta anche in termini territoriali un certo patrimonio. Quindi ecco, lo vediamo molto meglio in questa foto ravvicinata, quindi dall'alto, e vediamo questo sistema quasi a castelletto di edifici lungo il fiume, e quindi da questa parte troviamo l'opificio vero e proprio, tra l'altro con due torri. Queste sono torri a trecentesca, appunto, quindi a diversi piani, merlate, sono merli guelfi ovviamente, e una piazza, un cortile, e dalla parte opposta in simmetria tutta una serie di edifici, di fabbricati che al piano terra avevano chiaramente magazzini, quindi una volta quando funzionava qualche stalla, magazzini, qualche stalla, quindi, e sopra gli appartamenti della Naioli, degli operai, degli artigiani che lavoravano. Quindi un piccolo villaggio fabbrica o città fabbrica, si potrebbe dire. Quindi tra l'altro sappiamo che al censimento demografico del 1841 le gualtiere avevano una cinquantina di residenti, quindi, insomma, non era solo un opificio, c'era un vero e proprio villaggio, tant'è vero con la bottega, e fino agli anni 50 addirittura una pluriclasse elementare, quindi anche una piccola scuola, quindi per i bambini. Quindi, ecco, e quindi una struttura che nasce su progetto. Quindi qualcuno ha pensato che fosse la trasformazione di uno dei tanti castelli che punteggiavano i dintorni della città, il territorio fiorentino. Non è vero, quindi la documentazione che si trova quindi alla Camera di Commercio, all'Archivio di Stato di Firenze ed altre conservatorie, ha fatto dimostrare agli studiosi che c'è stata proprio una progettazione, una costruzione 1326 da parte della famiglia degli Abetz, e questo luogo favorevole, quindi dall'altro dalla parte verso la sponda settentrionale del fiume era stata costruita una nave, insomma un traghetto, quindi la nave a martelli, come si chiamava, dalla villa prospiciente, la villa dei martelli, quindi dalla parte opposta,
che è stata attiva fino praticamente quasi all'alluvione del 1966. Quindi dobbiamo ricordare appunto questi aspetti. Vediamo meglio attraverso l'alzato, quindi questa struttura con ecco, queste sono case private, ma tutta la proprietà delle guerriere, poi vediamo di chi è, fino con il terreno sgombro dell'edificio e va fino al fiume e alla pescaia dove pure la gola che intravediamo, quindi è questa, quindi i 3.130 metri quadri di superficie edificata di cui parlavo prima. Gli abiti furono in auge per tutto il 300. Dopo, come sapete, si misero nutto con i Medici nel 400 a partire da Cosimo il Vecchio, quindi poi il figlio Piero il Gottone, poi Lorenzo de' Medici, e quindi il 400 è per loro un secolo di decadenza, quindi. Però sia sul piano politico e sia sul piano economico, quindi. Però riuscirono a mantenere la proprietà di tutte queste gualchiere fino a 1541. Nel 1541 furono costretti, quindi sono i tempi ancora di tra Cosimo e Piero, furono costretti a vendere e chi acquistò, e questo, scusate, il 1541 sono i tempi, scusate, già di Cosimo I, nel Ducato ormai i Medici sono diventati due dopo la ripresa della città del 1530, furono costretti a cedere all'arte della lana dal 1541, da una struttura privata diventa una struttura consortile, semipubblica, perché l'arte della lana era la più potente camera, chiamiamola camera dell'industria e del commercio della Firenze fino a Pietro Leopoldo di Lorena. Quindi 1541-1770 le gualchiere sono dell'arte della lana. Nel 1770 Pietro Leopoldo, il principe riformatore, chiude l'arte della lana e fonda la Camera di Commercio. E quindi i beni dell'arte passano alla Camera di Commercio. Però non ci restano molto. Nel 1781 non siamo riusciti, per la verità, ancora a ben capire il motivo, la ragione. Quindi, le gualchiere passano all'opera del Duomo, Santa Maria del Fiore, l'opera del Duomo di Firenze. Come sapete, l'opera del Duomo di Firenze era molto stimata dal Granduca perché ben gestiva le foreste casentinesi, questa immensa latifondo di legno, di abeti e di castagni, anche di faggi per la più, quindi che riforniva da sempre, da tempi medievali, Firenze, tutto il legname occorreva sia per le costruzioni sia per la flotta, per costruire le navi, insomma, quindi poi dopo l'arsenale, poi il 400. Quindi ecco, resta dell'opera del Duomo dal 1781 fino al 1812, fino a Napoleone Bonaparte. E Napoleone Bonaparte, che ovviamente, come sapete, insomma, fece di tutto per sopprimere o comunque per spossessare gli enti religiosi, riconsegnò le gualchiere di Remera alla Camera di Commercio 1812, e sono rimaste fino al 1918, anche se le trattative iniziarono prima dello scoppio della Grande Guerra, 1914-15, fino al 1918 sono rimaste di proprietà della Camera di Commercio. Poi fu il Comune di Firenze che acquistò moneta sonante, remole, con l'intenzione, era l'epoca dell'energia, della luce, della corrente elettrica che si ricavava dalle acque, dalle correnti idroelettriche, con l'intenzione di fare alle gualchiere una bella centrale idroelettrica. Però il progetto non ebbe poi seguito e tutta l'attività industriale che ancora si manifestava, sia pure molto a rilento rispetto al sacro d'oro dell'industria della lana,
c'erano ancora due gualtiere all'olandese, erano state erano innovative rispetto alle gualtiere fiorentine medievali tradizionali, che erano state fondate all'inizio del 1700, una e l'altra all'inizio del 1800. Però erano soprattutto i mulini che continuavano a macinare cereali in funzione del mercato urbano. Nel 1918 c'erano ben 13, quindi due gualtiere e 13 mulini. Fin dall'inizio comunque le gualtiere avevano anche mulini. Contemporaneamente il meccanismo era lo stesso, l'energia da una parte andava a martelli e dall'altra andava alle macine, quindi per il gas, quindi c'era questa integrazione manifatturiera. Finisco subito, vuol dire, guardate la bibliografia, le gualtiere di Remole, prima vi dicevo ancora di essere riconosciute come un bene monumentale, hanno attirato l'attenzione di specialisti, di studiosi, di storici, quindi da Oscino, giapponese, a Salvini, a Cuda, ma anche ricordo se ne sono occupati Riccardo Frantovic, Giovanni Cherubini, Franco Cardini, quindi Guido Vannini, cioè studiosi di primo piano per il Medioevo, per l'archeologia medievale, quindi per questo sistema. Quindi c'è una letteratura storiografica veramente straordinaria. Tra l'altro poi chi va in rete troverà alle gualtiere di Remole tutta una serie di interventi, anche ci sono riprese di ogni tipo, insomma, quindi soprattutto dall'inizio del millennio, 2006-2011, fino a questi ultimi anni. Quindi c'è chi volesse, insomma, studiare questa grande bene patrimoniale, quindi di Firenze, vedete, può ricorrere a una letteratura. Ecco, quando finisce la storia industriale delle gualtiere, poi vediamo alcune immagini storiche, finisce praticamente con l'alluvione del 1966, ci furono gravi danni, quindi rimasero in funzione due o tre mulini, dopo vennero riattivati, la famiglia del soldato lasciò l'ultimo 10 anni dopo, 1977, la famiglia del soldato è aumentato tra i gestori delle gualtiere fin dal primo 600, quindi pensate, una famiglia che si era specializzata proprio nella gualcatura e nella macinazione e che per oltre 3 secoli e mezzo è rimasta quindi con questa funzione. E l'ultimo mulino è stato dismesso nel 1984 dai proprietari Cioni. E quindi dal 1984 l'opificio e tutto il villaggio è abbandonato. Quindi noi dobbiamo proprietà pubblica comune di Firenze, 1918, quindi, e quindi un bene patrimoniale, quindi abbandonato, su cui vedremo subito dopo alcuni progetti. Come vedete, il Cabreo del 1780 del comune di Bagnaricoli, un ingrandimento, ci lascia vedere il sistema delle gualtiere con la gora. Manca però ancora un edificio intermedio che sarà costruito all'inizio dell'Ottocento, un edificio di collegamento fra le due torri e due corpi dove si trovavano gli opifici. E qui anche dalla parte opposta il villaggio, tra l'altro c'erano le porte turniche a due lati brevi, quindi del rettangolo, le due porte di ingresso e di uscita che si chiudevano appunto per difendere, insomma, questo sistema che conservava nelle fasi di lavorazione, anche di deposito, dei panni che avevano un pregio, che avevano un valore, quindi da malintenzionati fuori città che potevano appunto pensare a furti, a incursioni di vario tipo.
la carta catastale del 1820-1830 invece ci dà concluso tutto il sistema, sia dalla parte del fiume sia dalla parte dell'interno del terreno, con le particelle, vediamo come le lavora, quindi qui c'era poi la barca, ma vedete, questa è l'attracco o la partenza della nave, del traghetto che collegava la sponda settentrionale. Tra l'altro, fino a quasi tutto il 1800, perché si preferiva dalla città andare sulla parte destra dell'Arno, lungo la strada di Pontassiede, anziché sulla sinistra, lungo la strada che oggi è la provinciale di Rosano, il prolungamento del Viale Europa, quindi serve arrivare alle Gualchiere, perché tutto il Pian di Ripoli fino al 1600, tutto il 1600 era un alternarsi di lame, di acquitrini e di terre rialzate in corso di bonifica. La bonifica del Pian di Ripoli la si completa alla fine del 600, all'inizio del 1700, e quindi mancava una vera e propria strada rotabile che consentisse ai carri, ai barrocci, di andare direttamente verso Rosano, quindi da Rimaggio verso Rosano, fino all'inizio del 1880, quando appunto venne costruita questa strada, quindi la via oggi provinciale di Rosano. Quindi c'era, ecco, e quindi vediamo remore al catasto, qui noi siamo al 1907, ancora proprietà in tutta questa fase della Camera di Commercio, ricordiamolo, insomma, ci sono lavori anche di sistemazione, per cui le piante servivano a questo, poi a redigere progetti, vero, di intervento edilizio o anche nel territorio circostante, che era ridotto all'agricoltura, era coltivato, c'era anche un podere, quindi in questa, in questo edificio d'angolo del borgo si trovava una casa colonica con tanto di mezzadro, coltivava 24 ettari di terreno intorno. E qui vediamo dall'archivio storico comunale, siamo nel 1940, ormai la proprietà del comune fiorentino di Firenze, quindi le Gualchiere, insomma, una sorta di catasto che si sta redigendo, il catasto italiano, il catasto nuovo, insomma, il catasto vigente, quindi per quello che riguarda sia terreni che i fabbricati, quindi, come vedete, i mobili, gli immobili comunali. E che vediamo, queste sono foto del primo Novecento, cioè tra il 1900 e il 1901, siamo proprio all'inizio del secolo. E come vedete, la bellezza patrimoniale, vero, di questa struttura era già evidente, tanti fotografi andavano e vendevano le foto e le cartoline. Quindi questo fotografo fiorentino, non ricordo il nome, ma piuttosto noto, con le solite fanciulle che, insomma, cercavano di animare, di rallegrare il paesaggio, si portava in giro, quindi. E qui preso dall'interno, dal cortile, dall'idea, tra l'altro si intravede anche una porta con la merlatura, una torre, dall'idea della funzione di villaggio fabbrica, insomma, di città fabbrica, come dicevo, con tutte queste persone che, insomma, si mettono in posa per il fotografo, come all'epoca usava. Quindi, così nel 1938 abbiamo di nuovo il castello, vedete, di Remole, una delle porte, questa è la porta d'ingresso verso sud, verso Firenze. Queste porte vennero fatte saltare da tedeschi nel 1944, quindi fino al 1944 appunto, sia verso Firenze sia verso Pontassiede c'erano queste strutture. E qui abbiamo una rara immagine dei mulini, all'epoca erano mulini, in funzione, con il palo,
il forte robusto retrescine che appunto girava, quindi prendendo l'energia dall'acqua e scendeva dalla gola al bottaccio verso il piano sotterraneo dove era collocato, e poi sopra dava movimento alle macine, quindi per la molitura. Ricordiamoci appunto che quando nacque l'opificio aveva ben 19, poi aumentata a 20 siti di gualchiera di martelli, quindi, e probabilmente c'erano anche altri 3 o 4 siti di mulini, quindi poi piano piano appunto si riducono i siti di gualchiera, quindi si aumentano i siti dei mulini, quindi fino nel 1940 c'erano 13 appunto. E qui vediamo altre foto, e qui entriamo nella fase, diciamo, dell'attualità, e quindi del che fare, del bisogno di recupero di questa grande struttura. Allora, il primo progetto di recupero data 1979-1986 è l'urbanista Giorgio Pizziolo, architetto appunto che all'epoca era architetto del Comune di Firenze, poi è entrato all'università subito dopo, quindi redasse il primo progetto di questa struttura abbandonata da ormai da 4-5 anni, l'ultimo, sia i sogni sia gli altri si erano andati, e per farne un centro direzionale, quindi nel contesto di un parco dell'Arno che doveva andare da Pontassieve fino a Firenze, quindi occupare cioè tutto la parte sinistra dell'Arno del comune di Bagnaripoli, perché appunto Remole, non l'ho detto prima, scusatemi, ma si trova nel comune di Bagnaripoli. Quindi è un progetto istituzionale, il comune di Bagnaripoli, vista l'indifferenza del comune di Firenze, proprietario degli immobili e dei terreni, quindi redige appunto un primo progetto di cui appunto ci sono le pubblicazioni. Pizziolo, c'è il piano regolatore, la variante del piano regolatore del 1979 e la pubblicazione indicata ovviamente nella bibliografia, vi ho fatto ammassata, vi ho fatto intravedere, la pubblicazione in una rivista specializzata del progetto del 1986. Quindi il primo interesse istituzionale, quindi per le quartiere. Ecco, qui vediamo poi altre immagini, sono della stessa epoca. Sulla sinistra, non l'abbiamo visto prima, vediamo la casellina sulla pescaia, intravediamo una pescaia più a sinistra con, siamo con l'abitato, e vediamo e anche una ciminiera, insomma, doveva essere l'industria del cotto, e poi sotto intravediamo anche l'arco che lascia passare l'acqua, e tra l'altro questa pescaia aveva anche, ancora oggi si vede bene, la foderaia per il transito, per il passaggio dei foderi di abete, delle zattere, insomma, erano zattere d'abete che dal Casentino o da Vallombrosa, tagliando queste foreste, quindi monastiche, poi transitavano verso Firenze. I progetti. Il comune di Firenze, quindi spinto dal comune di Bagnaripoli, tra il 1983 e il 1998, incaricò i propri dirigenti, in particolare l'architetto Paolo Antonio Bottai, per redigere un progetto generale, quindi di recupero dettagliato, ambiente per ambiente, del gualchiere. Questo progetto venne discusso, terminato e discusso nel 1998,
si fece anche una bella mostra in Palazzo Vecchio, Le ruote della fortuna, esiste il catalogo pubblicato da Polistampa, da Pagliai, quindi c'è tutta una documentazione, un'estrema sintesi, insomma, di un progetto che doveva costare 20 miliardi di lire, siamo nel 1998-1999, quindi prima dell'euro, 20 miliardi di lire. Per fare che cosa? Per fare appunto un polo polifunzionale, quindi con tante funzioni, quindi da una parte museo e centro di documentazione della storia dell'industria legata al fiume, dall'altra una gestione del fiume doveva diventare un parco, una riserva, quindi con funzioni anche insomma di fruizione, non solo di tutela. Dall'altra c'era tutto intorno una agricoltura, il Pian di Ripoli era considerato, dopo le bonifiche, dopo la sistemazione agraria e dei tempi moderni e contemporanei, era considerato il modello dell'agricoltura toscana e quindi si coltivava molte primizie, soprattutto orticole, i fiori, vero, la frutta, e poi si venivano a vendere nei mercati cittadini. E quindi si immaginava da parte del comune di Pian di Ripoli e del comune di Firenze di creare anche strutture commerciali, di commercializzazione di tutta questa produzione locale. Quindi. E poi si immaginava botteghe di artigiani, botteghe di artisti. Questo perché? Perché nel 1992, quindi sono passati 30 anni, l'artista Piero Gensini, che è uno scultore, quindi dell'Accademia delle Arti di Firenze, ma fa anche tante altre cose, quindi prese in affitto una parte degli edifici, quindi, che servivano una volta come stalle, magazzini e sopra abitazioni, di fronte cioè all'opificio vero e proprio, e ne ha fatto, l'ha restaurato nel 1992, e ne ha fatto il suo atelier, quindi, e poi ci ha fatto mostre, ci fa incontri, ci fa iniziative da allora, dal 1992. Quindi questa idea, questo inserimento è previsto nei progetti che dal 1998 quindi sono stati elaborati. Quindi, in quegli anni, insomma, ci fu gli anni 90 e fino al 2002, grosso modo, ci fu tutta un'attenzione istituzionale, quindi si andò a credere, ricordo di esserci stato anch'io, quindi ci furono incontri, convegni, quindi con gli amici Cherubini, Frankovic ed altri, quindi anche l'Istituto Museo di Storia della Scienza, quindi si occupò delle gualtiere, quindi venne fuori appunto questo interesse scientifico motivato appunto dalla eccezionalità del caso, quindi del movimento. Quindi il 1994 fu il primo convegno organizzato dai comuni di Pian di Ripoli e di Pontassieve, anche Fiesole e Pontassieve dall'altra parte del fiume, quindi vennero coinvolti, quindi ci fu insomma tutta questa attenzione, ci sono gli atti pubblicati di questo convegno. Nel 94-95 anche due giovani architetti, Giorgio Caselli, che oggi è dirigente dei beni architettonici del comune di Firenze, e Antonella Valentini, fecero dei rilievi molto, molto oggi molto interessanti, chi ha potuto vederli, anch'io l'ho visto qualche anno fa, perché sembrava appunto che questo progetto avesse, in fase di elaborazione, avesse le gambe per andare avanti, quindi per questo recupero. Quindi. E così tra il 2000 e il 2002 si firmano protocolli tra la provincia, la regione, i due comuni, quindi Remole con l'Arno, il fiume Arno, a cui si accosta sempre, visto un opificio appunto a forza idraulica, a energia idraulica, quindi, entrano nel piano strategico della provincia di Firenze, approvò proprio in quegli anni per fare, pensiamoci, un unico parco da Incisa
da Figline incisa fino, fino praticamente a Empoli, fino a, almeno a Montelupo, insomma, ecco, quindi, quindi è un unico parco urbano, non l'anno, non sapete, poi ha dato vita a piccoli spezzoni di aree protette, ma insomma non c'è mai stato, salvo questo progetto del piano strategico della provincia di Firenze, 1992, quindi un intervento istituzionale forte per portarsi avanti. Ecco, quindi sono gli anni 90, sono i primissimi anni 2000, sono anni di grande attesa, quindi di entusiasmi. E il 2002, ecco, la prima freddura, il Comune di Firenze inserisce le gualchiere di Remole, senza l'insaputa, sembra, del Comune Bagnarini, nell'elenco dei beni dismissibili. Le gualchiere, cioè, quindi 3.130 metri quadri, quindi di costruito, e 4 ettari di contorno di suolo, quindi possono essere vendute. Quindi fu nel 2002 questa una sorpresa, insomma, che, a cui contribatté subito il Comune di Bagnaripoli, ricordo, attivato da, si formò un laboratorio per le gualchiere, Italia Nostra scese in campo insieme a vari comitati di Bagnaripoli, e tra il 2002 e il 2003 il Comune di Bagnaripoli approvò l'AMPIL, cioè l'area naturale protetta di interesse locale, erano gli anni in cui si costruivano i parchi naturali, le riserve naturali, e queste strutture di cui oggi poi tutto sommato resta abbastanza poco, ma ne nacquero tante, l'area naturale protetta, l'AMPIL si diceva, di interesse locale, come quella del Mensola, quella del Terzolle, quindi, ecco, di cui purtroppo non c'è una visibilità negli ultimi 20 anni, non c'è stata una grande attività, una grande visibilità vero pubblica, insomma, quindi comunque però questa AMPIL di Poggio Alberaccio, che è il poggio che è di là dalla strada di Rosano, insomma, no, si congiunge al sistema, la dorsale dei Monti del Chianti, va quindi da Rosano fino a Chianti, e delle gualchiere, questa AMPIL di Poggio Alberaccio e delle gualchiere, che fu una costruzione dovuta tra l'altro ai Verdi, ricordo Pier Filippo Checchi, che era assessore all'ambiente del Comune di Bagnaripoli, che insomma volle, insieme a tutti quelli che lo sostenevano, quindi che si facesse quest'area protetta, che venne recepita dalla provincia di Firenze 2003-2004, quindi negli elenchi delle aree protette, quindi compare anche l'AMPIL Poggio Alberaccio e gualchiere di Remole. Poi non si sa come, non si sa perché, quindi negli anni successivi è stata congelata e non è stata trasformata in un parco vero e proprio, ancora a livello di sospensione, vero, di, e quindi in pratica insomma non ha avuto un esito favorevole. Ricordo queste annotazioni rientrano chiaramente nella cronaca anziché nella storia, però ricordo che con Marco Piccardi abbiamo cercato di ricostruire tutti questi passaggi, vi dirò subito dopo quando, tra il 2017 e il 2018, e poi questo scritto è stato pubblicato ed è stato inserito nel blog di Italia Nostra Firenze, wordpress.com, da dove è scaricabile come PDF, quindi c'è tutta una documentazione sulle gualchiere di Remole, che arriva fino all'estate del 2022. Questa storia. Ricordo nel 2004 Matteo Renzi, ancora non siamo arrivati, ma nel 2004 Matteo Renzi si interessò dell'idea, quindi del parco dell'Arno, quindi e del qualche museo centro di gestione vero del parco,
e allora era presidente della provincia di Firenze, e quindi rinnovò l'impegno dell'amministrazione provinciale per questa importante iniziativa. Però tutto il tempo passa. Nel 2006 ci sono tutte attività, tante attività all'insegna di SS Gualtiere di Remole, e ci furono incontri, le feste dell'Arno, quindi iniziative anche pubblico, conferenze, quindi dal 2006, per cercare, ovviamente il Comitato dei Gualtieri, Italia Nostra, le altre associazioni, per cercare di muovere, di spingere il Comune di Firenze, il Comune di Bagnaripoli, due organismi vero più interessati, insomma, a riprendere l'iniziativa. Era stata elaborata alla fine degli anni 90, e a cercare di realizzarla. Bisogna aspettare il 2009 con l'intervento di Pietro Laureano, che è un funzionario dell'UNESCO, o ICOMOS, come è chiamato, quindi è molto attivo, tra l'altro con residenza, gira il mondo, ma insomma ho residenza più o meno temporanea a Bagnaripoli, e quindi spinse ICOMOS, questo organismo internazionale che è sempre molto presente anche a Firenze, perché ricordiamoci che Firenze dal 1985 è centro storico e patrimonio e sito UNESCO, quindi è nell'elenco dei beni del patrimonio dell'umanità. Nel 2009 quindi Laureano riuscì a portare anche Nardella, l'attuale sindaco di Firenze, in visita in barca, risalendo l'Arno dalla Pescaia di Girone, quindi risalendo in barca, quindi con l'intenzione appunto di impegnare una volta per tutte il comune proprietario per istituire quello che doveva essere l'Istituto Internazionale delle Conoscenze Tradizionali. Per questo si pensò anche a Vandana Shiva, quindi che venne consultato, quindi aveva dato la sua disponibilità a farne parte. Un'istituzione, insomma, internazionale avrebbe dovuto studiare le culture locali, quindi in particolare partendo dall'artigianato e dall'agricoltura, quindi che poteva avere sede appunto nelle gualtiere recuperate, quindi sotto l'egida e sotto anche la guida dell'UNESCO, quindi con questa matrice internazionale. E grazie all'interessamento dell'UNESCO, nel 2009-2010 la provincia di Firenze iniziò a investire un po' di soldarelli per restaurare la Pescaia. Anche la Pescaia era malandata, quindi solo dal 2009-2010, grazie ai lavori, però fu un interesse, per la verità, finalizzato soprattutto al recupero delle Pescaie lungo l'Arno, in tutta la provincia, da Figline fino a Empoli, per farne matrici di piccole centraline idroelettriche. Quello che si sta facendo, pensate, dal 2009-2010 questo progetto è andato a compimento e si sta lavorando in tutte le centrali lungo l'Arno, compreso Remole, con qualche preoccupazione anche di impatto di questi manufatti, quindi sull'ambiente e sul paesaggio, soltanto dal 2020. E quindi insomma con 10 anni di ritardo, causa tutto un contenzioso, quindi contro la provincia, nel frattempo può diventata città metropolitana, quindi e le imprese avrebbero dovuto realizzarlo. Comunque dal 2009-2010 c'è il restauro della Pescaia, e finalmente nel 2013, come dicevo prima, arriva a compimento il progetto di
di vincolo monumentale che la soprintendenza fiorentina, grazie in particolare all'architetto di zona Emanuele Masiello, quindi sempre molto attivo nei confronti delle quartiere, quindi aveva da qualche anno, quindi avanzato, quindi poi tutta un'altra fila piuttosto lunga, e il ministro quindi nel dicembre del 2013 quindi licenzia e finalmente quindi c'è questo vincolo 2013. Nel 2015 viene approvato il nuovo piano regolatore di Bagnaripoli, e il nuovo piano regolatore di Bagnaripoli, quindi il piano strutturale e il regolamento urbanistico, chi va a leggerli, oggi sono decaduti per l'entrata in vigore dal 2020-2030 nuovi piani regolatori, quindi, ma insomma prevedono quindi con grande chiarezza questo futuro pubblico per le quartiere, con tutta una polifunzionalità aperta al pubblico, aperta alla fruizione, quindi musei e l'Arno che si può ricongiungere attraverso le due sponde, attraverso la passerella, l'Arno che può rialimentare, come stavano insegnando le associazioni che hanno ripreso insomma la navigazione con piccole imbarcazioni nell'Arno, soprattutto alle Sieci, proprio di fronte. E quindi insomma 2015 noi abbiamo questo restauro e recupero previsto in maniera molto più specifica e esplicita rispetto ai piani regolatori degli anni 70 e quindi a quanto Giorgio Picciolo aveva appunto impostato a partire dal 1979. La seconda doccia fredda. Nel 2016 il Comune di Firenze reintroduce, per la verità c'erano sempre state, ma insomma mette veramente all'asta, mette in vendita dall'elenco dei beni dismissibili le quartiere. Quindi nel 2016 c'è l'alienazione. Che cosa si pensava di farne? Qual era l'idea? La vendita, si pensava di ricavarne da 3 a 3,5 milioni di euro. Per farne che cosa? Per farne un residence o un hotel di lusso, veramente. C'è il fiume, c'è questo terreno tutto intorno, quindi una corte, c'è la possibilità insomma di farne un istituto di soggiorno esclusivo, italiano, stranieri che siano, insomma, ecco, quindi con buone prospettive di profitto. E quindi il 2016, nell'agosto, la vendita all'asta, o meglio, inizia la procedura per la vendita all'asta delle quartiere. E nel 2016, ricordo a ottobre, noi come Italia Nostra ci attivammo e lanciammo anche il progetto Luoghi del Cuore, le quartiere Luoghi del Cuore fa. Infatti da allora, dal 2016, le quartiere ve lo sono fra nell'elenco dei luoghi del cuore, quindi non ottenne l'iniziativa, faceva poche centinaia di voti, però quasi 400 voti insomma, che ci dettero questa possibilità di appunto di dimostrare anche l'interessamento del FAI, quindi come sapete insomma l'ente che ha una sua tradizione, una sua forza, quindi da questo punto di vista. E quindi nel 2016 l'asta delle quartiere andò nel 28 giugno 2017, richiese quasi un anno. Il prezzo da 3,5 milioni calò a 2,2 milioni e però non si presentarono acquirenti. L'unico acquirente fu un gruppo di studenti, vi dirò perché,
di un euro, che per un euro avrebbe richiesto l'acquisto delle gualtiere. Possiamo immaginare per quale ragione, perché la soprintendenza allertata dichiarò pubblicamente, lo scrisse anche al Comune di Firenze, che la privatizzazione era possibile. Quindi che non c'erano motivazioni per ostacolare la privatizzazione di un bene. Però il vincolo monumentale sulle gualtiere quindi escludeva tante cose, quindi soprattutto escludeva ristrutturazioni radicali, e il vincolo prevedeva, pensate un po', anche tutte le macchine, tutti i meccanismi che per secoli si erano costruiti e presenti in particolare nel sotterraneo, nella parte industriale dell'edificio. E quindi questo non potevano essere portate via, a parte che purtroppo l'abbandono delle quartiere ha prodotto asportazioni, furti, danneggiamenti di ogni tipo, mancando quindi una sorveglianza continua. Fino all'inizio del millennio, quindi oltre a Piero Gentini, che ricordo si insediò nel 1992, esistevano altri due inquilini, quindi in altri contesti quindi residenziali delle quartiere. Poi in quegli anni hanno abbandonato, quindi da molti anni, quindi Gensini è l'unico che poi non vi risiede, ci va a lavorare, c'ha lo studio con possibilità insomma di qualche modo di cucina ed interamente. Quindi l'asta, si deve immaginare, si è andata deserta, quindi soprattutto per questi richiami quindi dell'organo di tutela, quindi che è la soprintendenza in funzione del ministero, a rispettare le parole, non solo lo spirito ma anche le parole, tutto quello che il decreto di vincolo del 2013 quindi prevede. E allora in questo frangente 2017, sì, in questo frangente, come vediamo, abbiamo cercato un po' tutti coloro che i comitati, le associazioni, in particolare di Bandaripoli, con l'Italia Nostra, abbiamo cercato di premere, di mostrare, pensiamo alla giustamente a questa mostra del 1998, al piano di recupero, scusatemi, vi lascio intravedere solo alcune immagini, per il 98-2000, sì. E poi qui siamo a luoghi del cuore del 2006, quindi, e poi a primi interessamenti il FAI nel 2016, come si sta per dire, e infine a tutte le iniziative convegnistiche che sono state svolte tra il 2017 e il 2018, convegni al Circolo Vie Nuove, convegni alla Regione Toscana, quindi Palazzo Bastogi, tra il 2017 e il 2018, studiosi, ora non sto a leggere veramente il programma, ma appunto potete trovare in questo file che si trova nel blog di Terra Nostra, e che hanno ripreso e portato avanti, mentre il Comune di Firenze stava mettendo all'asta, quindi l'asta poi non è andata a buon fine, per fortuna, il monumento, quindi il discorso del recupero a fini pubblici. Ecco. E 2018-2020 sono gli anni, come ricordava prima Saida nell'introduzione, in cui, ecco sì, scusate, quindi, Principe Carlo, direte voi cosa c'entra? Bene, 2017 e 2018 sono anche gli anni in cui Girolamo Dell'Olio, docente dell'ISIS, Istituto Leonardo da Vinci di Firenze, quindi, fece delle gualtiere un laboratorio
di studio e di ricerca, portava le sue classi quindi, a visitare, quindi a fotografare, a disegnare, quindi, a interrogare quindi, i pochi testimoni. Angela del Soldato, in primo luogo, che è discendente dei Gualcherai, dei Mugnai, che abita proprio nella casa accanto, fuori del circuito, oppure Piero Gensini. A Santissima Annunziata si fece una mostra nel 2017, mentre appunto l'ICOMOS era tornato a Firenze e stava facendo un convegno su beni culturali, architettonici, in particolare della città patrimonio UNESCO, e scrissero una letterina al principe Carlo d'Inghilterra perché si interessasse delle gualchiere di Remole. Ci diciamo noi perché il principe, cosa c'entra il principe, perché il principe Carlo faceva parte di una istituzione di storia dell'arte della lana che interessava particolarmente l'Inghilterra, l'arte della lana, quindi la lana si produceva certo in Spagna, in Africa settentrionale, ma molto anche in Inghilterra nel Medioevo, quindi, e poi veniva lavorata lì, ma veniva soprattutto esportata nelle Fiandre e a Firenze, quindi in altri luoghi, quindi c'era questi collegamenti storici tra Firenze, industria, le gualchiere, l'industria dell'arte della lana e l'Inghilterra con le sue aree, regioni, anche la Scozia, ovviamente. E quindi questa lettera andò, scritta in inglese, andò per tramite di Pietro Laureano, detto dirigente UNESCO, arrivò nelle mani del principe Carlo e il principe Carlo rispose dicendo che era molto interessato e quindi che auspicava che le gualchiere di Firenze quindi, finalmente trovassero quindi il loro recupero quindi, a vantaggio pubblico della città. E a questa lettera anche il sindaco Nardella rispose, come vediamo quindi, in basso, quindi, dicendo che senz'altro quindi, il Comune di Firenze quindi, metterà a tesoro questo auspicio del principe d'Inghilterra e quindi ci sarà, anzi si formerà una task force per andare avanti verso questa direzione. Ecco, e quindi questo, come dicevo prima, vedete il manifesto dell'asta fallita con l'offerta di un euro. Quindi, e poi ecco tutta una serie di scritte e di attività che rientrano in questa prospettiva del biennio 2016-2018, particolarmente ricca di eventi. Da una parte il Comune vuole vendere, dall'altra invece le associazioni e della cultura e l'università anche in primo piano, quindi insomma che cercano appunto di reagire. Qui vediamo il convegno che tenemmo come Italia Nostra, come regione, quindi il 27 giugno del 2018 a Palazzo Bastoci. A destra vediamo questo bellissimo medaglione, il medaglione in rame bronzo, opera di Piero Gensini, che io ho portato in copia, se ne vengono stampate, costruite, avevano una quindicina di copie, e che Gensini ha dedicato all'Italia Nostra per l'impegno che in quegli anni l'associazione porta avanti. Quindi poi c'è stato anche un commercio, quindi parecchi esemplari sono stati venduti. Quindi. Ritornavo, come vedete questo è un altro articolo del 2018 di Oberda Armanni, chi non lo conosce sa che è in pensione ma è stato per tanti anni dirigente dell'ufficio urbanistica del Comune di Firenze,
E a distanza di così tanti anni, praticamente di 20 anni dal progetto del 1998, rivisita dopo 20 anni quindi, questo progetto e lo certifica come valido da tecnico a cui aveva contribuito quindi nel 1998, lo certifica come valido, azzarda anche una cifra per recuperare tutto il complesso. Nel frattempo le condizioni sono peggiorate, in 20 anni i costi, i prezzi si sono alzati e quindi Armani nel 2018 valuta un investimento di circa 20 milioni di euro. Con 20 milioni di euro quindi si poteva recuperare, quindi 5 anni fa, insomma, tutto l'insieme, tutto il complesso, quindi... ecco, sempre in questo periodo, per la verità leggermente dopo, 17-18 ottobre, tra i tanti eventi continuano, in particolare la scuola Leonardo da Vinci, quindi casa nostra, quindi il comitato, il coordinamento dei comitati di Bagnaripoli con il laboratorio del Rigualtiere. C'è queste iniziative, durarono due giorni, 17-18 ottobre, con le gualchiere di Coiano, di Prato, anche sul Bisenzio, come sappiamo, non solo sull'Arno, anche a Prato. Fin dal Medioevo era particolarmente sviluppata l'arte della lana, quindi l'industria, e quindi si trovavano le gualchiere, quindi alimentate dal Bisenzio, ovviamente. E quelle di Coiano... Chi volesse andare a vederle poi le trova quindi in rete, sono visitabili, quindi c'è un piccolo centro di documentazione, un piccolo museo, e quindi sono visibili. Quindi, i pratesi insomma si sono gemellati in questo periodo con l'iniziativa di Piero Gensini da una parte, di Girolamo Bellorio dall'altro con Remole, quindi ci sono queste iniziative fatte a più riprese. Ecco, vediamo più immagini dedicate all'atelier, al laboratorio d'arte di Gensini con alcuni pezzi della sua fornitissima, ricchissima produzione. Gli studenti che intervistano e che riprendono, ci vediamo altre foto di queste iniziative 2017, 18, 19, 20, anche più tardi. Qui in alto vediamo l'architetto Masiello, che è stato per tanti anni funzionario di zona, quindi l'artefice poi del vincolo del 2013, le iniziative di ripresa di attività navigatorie sul fiume davanti all'Opificio, dove si trovava la barca, insomma, la nave, insomma, tutta queste attività, finché dal 2020-2021 i lavori sono ancora in atto, almeno a certe rifiniture. C'è stata tutta una pressione molto forte da parte di Italia Nostra, di Idra. Noi nella cronaca che vi ho indicato, che potete scaricare dal sito, troverete almeno 10 o 15 lettere al Comune di Firenze, alla Soprintendenza di questi anni, in cui si lamentano le condizioni indecenti in cui di pericolo, anche di rischio e pericolo, in cui si trovano le gualchiere, e quindi si invita chi di dovere, insomma, in primo luogo il Comune di Firenze, ma anche con attivazione della soprintendenza, infatti la soprintendenza si attiva, risponde, vero, comunica anche con i comuni Firenze e Bagnaripoli, quindi c'è tutta una attività di richiamo alla responsabilità, quindi per mantenere un bene patrimoniale, quindi
E finalmente nel 2020 inizia tutta una serie di attività, prima di tutto per la costruzione della centrale idroelettrica, che non è ancora completata, quindi dalla Pescaia di Resieci. E in secondo luogo vedete un progetto di urgente manutenzione straordinaria del complesso che viene approvato dal Comune di Firenze, anche grazie all'attività di un gruppo di lavoro che si era costituito al Gualtiere con il convegno tenutosi a Circolo di Via Nove nel giugno del 2017 e che richiama a farne parte anche l'architetto Caselli, che 10 anni prima è passa, quindi aveva studiato questo ufficio, quindi come dirigente responsabile. Per cui viene fatto un primo progetto appunto di semplice però restauro, o meglio di manutenzione straordinaria, quindi a partire da quei tetti che stavano quindi pericolando. E quindi c'è tutto un intervento ancora in atto che è richiamato, come vedete, l'urgente manutenzione, approvati quindi nel 20, iniziati nel 21, molto a rilento comunque, insomma una manifestazione, una prima manifestazione di interesse. Prima di passare a questo itinerari, quindi d'arte nel contorno verde verso la Pescaia, la Gora verso la Pescaia, che sono stati costruiti da Piero Gencini, vedete i cartelli, quindi un sentiero che indirizza i pochi viaggiatori, visitatori che si avventurano ormai in questa realtà ridotta ancora a cantiere. Quindi c'è da parlare del progetto. Quindi, purtroppo nel 2020-2021 si sperava, si chiedeva e si sperava che il Comune di Firenze e il Comune di Bagnaripoli avessero la forza e anche il coraggio di redigere un progetto di recupero europeo, come era stato richiesto del resto da tutti gli interessamenti dell'UNESCO, ICOMOS, FAI, quindi costoso di almeno 20 milioni di euro, quindi forse anche di più, attualmente, approfittando dal piano PNRR, come riduciamo, di recupero e resilienza, che metterebbe a disposizione dell'Italia circa 140 miliardi, no? Si dice, di cui da un paio d'anni si sta parlando con tante anche preoccupazioni e timori per certi, almeno determinati settori di opere che si devono fare. E ecco, qui vediamo il parco dell'artista Piero Gencini. Con questa scritta di Tiziano Terzani e vediamo che appunto 6 novembre 2021 PNR da Ponte Vecchio alle Gualtiere, ecco le 28 priorità di Palazzo Vecchio, Corriere Fiorentino, il primo articolo che parla dell'inserimento delle Gualtiere quindi nell'elenco dei progetti finanziati dall'Europa, quindi col PNR. Ci sono stati altri articoli. Il piano regolatore nel frattempo nuovo di Bagnaripoli, il piano strutturale, il piano operativo, approvati nel 2022. Guardano infatti a questa prospettiva con un progetto sostanzioso, quindi con tante attività che potevano svilupparsi nel monumento, e la brutta sorpresa che abbiamo avuto quindi nel corso tra 2022 e 2023
che il progetto del quartiere è stato stracciato, e quindi i 20 milioni quindi che non verranno dall'Europa. Quindi qualcuno dovrebbe avere la responsabilità di dire, quindi, ma le richieste sono state fatte e sono rimaste senza risposta. Quindi, quale potrà essere quindi il futuro di questo monumento? Per saperne più, io ricordo che c'è la possibilità appunto di consultare l'archivio dell'Italia Nostra a Firenze, wordpress.com, e anche di IDRA, perché anche IDRA, quindi questa associazione ambientale, quindi che è nata soprattutto per contrastare l'alta velocità, la TAV nell'area fiorentina, quindi poi ha allargato gli interessi a tanti altri temi, e quindi c'è una ricca archivistica, quindi di conservatoria, insieme a questo articolo che potete trovare al centro. C'è questa finestra, questo cassetto Leonardo Rombai, Italia Nostra, quindi il quartiere di Remole, quindi da scaricare, quindi per dire cose molto più anche interessanti di quello che ho cercato di dire. Quindi siamo a disposizione ovviamente per domande.